Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale della Gang del Tubo, io sono Enzo e oggi ci ritroviamo sul gioco di carte collezionabili dei Pokémon Online. Il deck che vi propongo oggi è incompleto, vi spiego meglio. Come potete vedere ha una percentuale di vittorie dell'appena 33%, cioè vince un terzo delle partite, e questa cosa evidentemente non va bene. Vabbè, partite dopo modifica 1, vittorie dopo modifica 3 è chiaramente un dato buggato perché non è possibile. Comunque, quello che voglio dire è che voglio far riflettere quantomeno sulla logica che muove il deck. Non faccio vedere la decklist proprio per questa sua incompletezza, casomai ve la posso mostrare in un secondo momento. E il deck Puffy vi dico sinteticamente che si basa comunque su Florges X e su un contorno di Pokémon, no, Folletto mi pare che li ho tolti, comunque sì, Folletto Erba, per il suo secondo attacco che è tanto più forte quanti più Pokémon Folletto ed Erba si trovano in panchina. Non vi dico altro, vediamo se la partita rende giustizia al deck o quantomeno alla logica che lo muove, perché secondo me è un'idea che quantomeno va approfondita un pochino. Fuoco acqua può essere molto probabilmente Volcanion, non per forza, potrebbe anche essere qualcos'altro. Tanto lancio la moneta vinto e allora, non è detto che conviene iniziare, nel senso che molto spesso non ho le energie, sono poche le energie in questo deck, però Morlul come primo Pokémon è fantastico, specie considerando il fatto che abbiamo la foresta delle piante giganti. Ho messo 4 Morlul e 4 Shinotic proprio perché loro devono andare a riprodursi, tra virgolette, devono creare questa barriera di Pokémon erba che potenzi Florges in un primo momento, e poi in un secondo momento allargo la panchina in modo tale da far entrare anche Vileplume eventualmente. Oppure lo posso fare prima, poi vediamo. Allora, giocaci posto in Natoli, cerco Colette. Non arriva. Arrivo un Elisir Max di inutile. La streghetta invece per prendere tempo può servire visto l'avversario. Dunque, foresta delle piante giganti. Shinotic. Iniziamo da Oddish e Gloom per il momento. Il problema è che manca Florges. E inoltre manca un'alternativa offensiva a Florges in questo deck. Non posso attaccare se non con lui. Prima avevo messo i Slurpuff con assaggio, ma era evidentemente più pesante il deck, non valeva la pena di giocarlo così. Ora lui, non potendo giocare l'abilità, preso un pizzichino di tempo, anche se l'energia l'ha scartato lo stesso, quindi in realtà non più di tanto. Vediamo che succede. Siamo in tremendo svantaggio anche di tipo a questo punto, ma quello è relativo perché i Pokémon di erba che vengono usati in questo deck hanno pochissima vita, e in questo caso Shinotic ci saluta proprio anzitempo. Mi sa che questa partita è destinata a durare poco. Se avessi il Vileplume, il compressore non l'avrebbe potuto usare. Oh, un aiuto che ci fa. Ci serve a molto in realtà. Molto, molto. Anche questo ci fa prendere tempo perché fondamentalmente quello che si fa grazie a questo aiuto è non far utilizzare l'abilità Volcanion, non fargli scartare, ma anche per esempio scongiurare. No, ho detto una cavolata. Stavo dicendo che forse poteva scongiurare l'utilizzo magari di un Pokémon Ranger o qualcosa del genere. Ovviamente non è così, tanto abbiamo il tempo contato, infatti in questo momento abbiamo perso ufficialmente la partita. Vediamone un altro. Allora, vuoi iniziare tu? Sì, di nuovo. Però noi questa volta siamo un po' più fortunati. Ok, sempre Morlul e Shinotic, però questa volta niente foresta, quindi è un inizio del cacchio anche adesso, comunque alla fine. Vedo sempre Pokémon fuoco, il che non mi piace. Specialmente per aver visto quel Pyroar che ovviamente non possiamo tirar giù in nessun modo, è cosa triste. Abbiamo la streghetta nel deck, quello sì, però non c'è da andare contenti. Vediamo un po' che Pokémon ci fanno pescare, che Pokémon ho carte. Tutto sommato non è così brutta la presa che abbiamo fatto.
Posto allenatore. Un altro agronomio o un ricostituente? Lo costituente può essere utile ma più avanti, quindi per ora ci prendiamo agronomio anche se già ce ne avevamo un altro, quindi tanto, tanto inutile questo posto allenatore è stato. Possiamo però andare di Minor Ball e prendere un Florges X, che prima o poi ci sarebbe servito. Andare di Elisir Max, energia su Florges e finiamo il turno. Ora contiamo sulla capacità dell'avversario di piazzare una panchina più o meno consistente così da rendere Acromio efficace. Allora, questa è la giocata tattica. Adesso ho un po' elaborato quello che devo fare. Ovviamente devo mettere Shinotic, malgrado il costo di ritirata, ma non devo fare in modo di mettere Vulpix, ma devo allungare la panchina. Perché devo fare questo? Vabbè, perché Acromio così mi fa pescare una carta in più, visto che non abbiamo quello che ci serve. E se mettessi Vulpix non potrei giocare la pietra lieve per ritirare Shinotic e attaccare con Florges, che comunque non potrebbe shottare almeno in un primo momento Fennekin. Speriamo che ci esca anche un Pokémon a questo punto. Stiamo sperando un po' troppe cose. Litleo, ok, ci permette di pescare una carta in più quantomeno. Anche già un'energia doppia. Questo mi fa pensare che Pokémon che ha in mano, chissà. Vabbè, il mio deck è debole. Il suo evidentemente anche. Con la Minor Ball andiamo a tirar su un altro Morlul. Poi con Risplendi andiamo a prendere un altro Morlul. Una panchina piena di Morlul. E adesso Acromio ci fa pescare ben 5 carte, tra le quali spero ci sia una pietra lieve. Non ricordo quante ne ho messe, forse 3. La pietra lieve arriva, quindi siamo liberati quantomeno di un avversario scomodo, quale è il nostro Fennekin. E ora devo solo sperare che non arrivi subito il Piroar a rompere le scatole. Foresta delle piante giganti, ok, interessante. Adesso possiamo fare una catena di evoluzioni che non finisce più. Ok, questo non so perché me lo sentivo. La stregatta non l'ho già giocata, però questo N può essere buono. Può essere buono. Se arriva la streghetta è ottimo. E arriva anche la streghetta, oggi siamo fortunati. Entei, Muscolbanda su, Piroar. Ok. Devo sperare di riuscire a mettere un altro Pokémon d'erba base. Anzi, non c'è bisogno di sperare in realtà. Perché tanto abbiamo lui, che in realtà potrebbe fare quella catena che dicevo prima. Vediamo un attimo se c'entrava una cosa che per prendere Pokémon, no, un'altra foresta delle piante giganti. Vabbè, questa la mettiamo lo stesso, tanto abbiamo una seconda in mano. Piroar e storia, se tutto va bene. Perché con Risplendi ci andiamo a prendere un Oddish. Abbiamo anche un altro Morlul, ma è meglio Oddish secondo me. Ho perso qualcosa? No, stavo pensando al ricostituente a come usarlo. Ok, e detto questo, è inutile utilizzare l'abilità, anche perché non la possiamo usare più. Ci giochiamo la streghetta e diciamo anche ciao a Piroar in maniera molto aggressive e in maniera molto felice però anche. Ci avviciniamo alla vittoria, non vorrei cantarla troppo presto. Lui non può attaccare, quindi abbiamo un turno di vantaggio. Se c'entra una Muscolbanda, ho messo le cinture Furiolotta. Ok, l'avversario quitta. Beh, avete visto la logica qual è? Io non credo sia penso sia perfezionabile. Intanto suona il citofono, quindi devo andare a rispondere. Mi hanno portato questa. Mi hanno portato questa che è una copertura in silicone per l'action cam con cui sto registrando. Infatti adesso finito il video equipaggerò il mezzo di registrazione con detta copertura in silicone. E adesso vado ad aprire, mi trovo, lo faccio subito in diretta. Ecco qua. Detto questo io vi saluto.
ci sentiamo alla prossima. Ciao ragazzi.